È il 27 giugno 2009 quando arriviamo a Huaraz, capitale della Cordigliera Blanca a 3091 metri. Il volo da Lima si è svolto su un bielica da 20 posti e l'aeroporto sembra tratto da un paesaggio svizzero. Fiorellini, prati curati e pulizia estrema. Ma siamo davvero in Perù? Sì, siamo proprio in Perù. Il caos cittadino regna sovrano. Polli appesi dal macellaio e carni pendenti. E mercato dove vendono ogni genere di erba. Primo giorno di acclimatamento, salita alla Laguna Churup. Eccoci qua, primo giorno di acclimatazione. Siamo arrivati a Laguna Churup, un posto magnifico, 4450. Più o meno alla cima del Cervino. È veramente spettacolare. La quota comincia già a sentirsi un po'. Sta arrivando il mulo Brianzolo. Hola mulo! Ciao, voglio sentire questa storia qua del percorso da 4 ore e siamo arrivati in 1 ora e 37 minuti. Cioè, raccontala un po', dai, che la gente è curiosa. Spiega un po' com'è questa cosa qua. Mi sono tolto la zavorra adesso, mi sono tolto la più forte. Avrò perso 2 kg. Ho riempito di bianchi e neri delle Ande. Partenza per il campo base dell'Urus. Stiamo preparando tutto il materiale. Siamo qui, adesso iniziamo a partire per il campo base dell'Urus. Una notte meravigliosa, passata direttamente sul cesso. Quindi una gastroenterite virale fantastica, ma insomma siamo qui in posto bellissimo, adesso speriamo di farcela. Tempo bellissimo, molto bello, quello è l'Huascarán Sud e l'Huascarán Nord e tutta la Cordigliera Blanca. Cepi! Buenas! Abbiamo un bel po' di roba da portare su. Mica spero te già. Stiamo salendo nella valle dell'Ishinka al campo base di Urus, Ishinka e Toklaran. Ventinove giugno, siamo giunti al campo base a 4400 metri. In lontananza spuntano la vetta del Toklarayu e dell'Urus. Mettere il campo dietro a delle rocce. Così è un pelino più riparato.
Questa sarà la nostra tenda. E nel frattempo abbiamo deciso di riposarci un po'. Pronto? Un uomo distrutto. Siamo qui alla resa dei conti. Domani mattina alle 2 ci svegliamo e cominceremo a salire questa collinetta tra virgolette davanti a noi. Da qui ci saranno circa 1000 metri di dislivello, forse un po' di più. Ci dovremmo mettere, se tutto va bene, 4-5 ore, vediamo un po' come siamo messi. Già da ieri. Eccoci qua, una tenda, stiamo cercando di riposare un po'. Cosa ne pensi te? Eh? Cosa ne pensi? È messo bene. Io lo so che domani usciamo da questa tenda alle 2 per sparare il virus. In questo momento non ho alcun grammo di forza, ho una cefalea pazzesca e penso a questo. Ciao. 30 giugno, salita a cima Urus, sveglia alle 2 e partenza alle 3. La morena davanti all'Urus ci mette subito a dura prova, nemmeno il tempo di scaldarci e stiamo già scalando un pendio molto ripido. Insieme a noi decidono di salire anche gli aspiranti guida peruviani. Oggi la salita ha contato 10 scariche. Non riesco che a fare 3 passi alla volta. Dopo 3 giorni di scariche e vomito, e dopo aver mangiato un pugno di riso e 3 patate, sono salito anche troppo. Ma vedo la vetta e ci arrivo, stanne certo che ci arrivo. Giro la testa per vedere dove sta il via Roico. Lo intravedo poco più in basso. Tanto so che scariche o non scariche arriva ugualmente. All'ultimo, grande Nel giorno di riposo, dopo una salita a 5500 metri, cosa si può organizzare al campo base? Semplice, un'arrampicata di 6B a 4400 metri. Where it's so white as snow.
2 luglio 2009, salita a Chimay Shinkha. Sveglia alle 2 e partenza alle 3 per la lunga giornata degli Shinkha. Noto con piacere che anche il mulo Brianzolo cammina al suo consueto passo. Abbiamo deciso per un percorso di salita di maggior impegno, ma che ci permetta di scendere dal versante opposto, così da completare l'intero perimetro della montagna. Ascolto con attenzione il mio corpo e mi sembra proprio che il passo sia tornato quello consueto. Oggi non mi serve la carta igienica. È forse finito il calvario? Certamente. Lo capisco osservando le meravigliose cime attorno a noi. Ecco arrivare l'ultimo tratto di 55 gradi che ci porterà alla cresta verso la vetta. Anche questa vetta ci vede accompagnati dagli aspiranti guide peruviane che si sono uniti alle nostre cordate. La vetta dei Shinkha. Sono dietro Pepi, quella è la vetta e questo è il muro finale. Questo è il mitico Pancio. Salute a tutti. Ce l'abbiamo quasi fatta, quasi ormai fatta. Siamo quasi lì. Il nostro prossimo obiettivo adesso è primi giri. Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. I'm yours. Grande Cepi, bocca al lupo. Vai. E lui chi è? Un grande bacio, Michel. Ok. Vai. Saluta. Vai, vai, vai. Bravi. Felicitazioni, signor. Quanto pensi stato che arriva stai? Quanto pensi stato che arriva? Pedro. Bien, ah, felicidades. Eso. Bien. No hay nada más hermoso que una vez, la primera vez. ¿Y yo quién sono? ¿Y yo quién sono? ¡So, quién sono yo! Si manca un po' di ossigeno qua su. Un po' diverso dall'Urus, Zappa. Un po' diverso dall'Urus, ¿Cuál es la pirámide ahí? Ciao, papá. ¿El qué? Ciao, mamá. Juan San. Gracias. Impressionante. Sì.
3 luglio 2009. Partiamo per posizionare il campo alto del Toklarayo, che in lingua quechua significa trappola di ghiaccio. Il terremoto ha qualche anno fa diviso la vetta del Tok in due parti e molti considerano la cima solo la prima. Capiremo a nostre spese perché nessuno tenta di salire la seconda parte del fungo sommitale. Verso sera il tempo cambia, con grosse nuvole nere all'orizzonte e qualche fiocco di neve sulle nostre teste. Arrivo al campo alto del Toklarayo. Stiamo mettendo giù il campo base, il campo alto, pardon. Siamo a quota 5000. Abbiamo trovato un posticino riparato. Stiamo preparando di mettere sulle tende. Il posto è meraviglioso, siamo in mezzo a dei crepacci pazzeschi, riparati dalle rocette. Ecco Marco che sta già mangiando. Tello, come va? Devo mangiare. Bene. Stiamo andando bene, la gamba sta cominciando a prendere forma e l'acclimatamento sicuramente sta dicendo la sua parte e quindi io mi sento molto bene, veramente non sono alla stanchezza giusta. Marco ha un lieve mal di testa ma penso che tra poco gli passerà e quindi siamo pronti per affrontare, diciamo, la montagna più difficile di questa prima parte della spedizione, che è il Toklarayo. Dovremo portarci su tutta l'attrezzatura, due picche a testa, perché ci sarà un passaggio dove dovremo arrampicare sul ghiaccio e quindi noi siamo qui, siamo pronti. Vediamo se anche il tempo ci dà una mano a riuscire a fare tutto il più in fretta possibile, soprattutto arrivarci, per poi scendere e goderci un paio di giorni di riposo, di ben meritato riposo, prima dell'attacco all'Alpamayo, che sarà un'altra avventura. Ciao a tutti. 4 luglio 2009, salita a cima Toklarayo. Alle mezzanotte e mezza, una manata sulla tenda e una voce che rimbalza come un tuono, dice: vamos, si va. Le cordate sono quelle ormai brevettate, cioè ceppi anni 33, con pepi anni 38, lo facciamo forse per la rima, e l'altra pancio anni 46, con Marco anni 48, lo facciamo per la vecchiaia? Pensavo ormai di essere in gran forma, invece sono davvero stanco, mi manca ancora tantissimo. Ho conati di vomito e dolori addominali diffusi che mi obbligano a fermarmi. Adesso capisco Marco. Io e Pancio continuiamo a girarci indietro per capire se l'altra cordata sale o scende. So che Pepi è un duro, ma sta male. So che ha fatto molti sacrifici per essere qui. E so anche che la sua testa è simile alla mia. E allora sono certo. A 6.032 metri del Toklarayo, l'ultimo passaggio, poi toccherà a me e Pepi. Filmo Cepi e Pancio.
Eccoli, stiamo facendo l'oro sicura, in questo momento a Cepi la farà Pepi. Pepi non si arrampica con la sua consueta classe, anzi direi piuttosto che si trascina con tutto ciò che ha. Appena compare inizia a salutare Barbara e Michel piangendo a dirotto, ma la mia crudeltà infierisce urlandogli: pirla, non è la vetta. Adesso mi tocca trascinare il romeno per altri 50 metri. Devo dire però che è stato davvero un duro. Ha sofferto come un cane e adesso che lo vedo crollato sulla neve piangente, sono davvero felice per lui. È proprio stanco. È accanimento questo qua. Tutte le foto sul morto. Stai giù, riposati. Stai giù, sbattiti, ne riposati. Ascoltate, non abbiamo niente. Mettigli sotto la corda. Sembra rapido. Saluta, lui che non ci credeva, eh? Conosce bene. Ciao ragazze. Ciao papà. Mamma. Ciao Gini. Ciao Vero. Con uno sforzo di saluti le due donne. Ciao Ariel. Ciao Michel. Ciao. Ciao. Ti amo tantissimo. Grande. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh,